vediamo adesso qual è il grafico, cioè l'andamento di questa radianza specifica, cioè quanta potenza elettromagnetica, quanti joule al secondo di energia elettromagnetica ciascun metro quadrato di superficie di un corpo caldo emette, limitatamente a ciascuna singola lunghezza d'onda. Questo è l'andamento sperimentale che si otteneva studiando in laboratorio un corpo caldo a 1000 Kelvin di temperatura. Ricordiamo sempre che il corpo caldo a 1000 Kelvin di temperatura non veniva studiato direttamente, cioè non si studiava direttamente l'energia elettromagnetica, le onde elettromagnetiche emesse da questo corpo caldo, ma si realizzava una cavità isoterma a 1000 Kelvin e poi si analizzavano le proprietà della radiazione elettromagnetica che usciva dal forellino e che era un campione rappresentativo fedele della radiazione contenuta all'interno. Ricordiamo sempre che la radiazione contenuta all'interno della cavità ha le stesse identiche proprietà della radiazione emessa da un corpo caldo alla stessa temperatura. Quindi dallo studio delle proprietà elettromagnetiche della radiazione contenuta dentro la cavità si otteneva un grafico di questo tipo, detto grafico di corpo nero, o meglio spettro di corpo nero. Sull'asse orizzontale ci sono le varie lunghezze d'onda e sull'asse verticale c'è la potenza elettromagnetica emessa per unità di superficie da quelle lunghezze d'onda. Per esempio un oggetto caldo a 1000 Kelvin o di fatto in laboratorio una cavità isoterma a 1000 Kelvin non irraggiava praticamente per niente nell'intervallo visibile. Infatti l'intervallo visibile è compreso tra 0,4 e 0,7 micron, quindi più o meno sta in questa zona, dove vediamo che il grafico segna praticamente zero. Questo vuol dire che se ci mettiamo in una stanza buia non vediamo luce visibile uscire da questo oggetto caldo a 1000 Kelvin, cioè la temperatura è ancora troppo bassa affinché quell'oggetto appaia luminoso e brillante. Vediamo invece che il massimo dell'emissione elettromagnetica si concentra intorno più o meno ai 3 micron, che si trova nell'intervallo infrarosso. Dopodiché, per lunghezze d'onda ancora maggiori, l'emissione di onde elettromagnetiche, di energia elettromagnetica, va diminuendo. Questo è il tipico andamento dello spettro di corpo nero. Come detto prima, vediamo che un corpo caldo, un corpo nero, non emette la stessa quantità di energia in tutte le frequenze o in tutte le lunghezze d'onda, altrimenti sarebbe venuto fuori uno spettro costante, cioè un'emissione di energia elettromagnetica che è uguale per tutte le lunghezze d'onda. E del resto una emissione costante, uno spettro costante in tutte le lunghezze d'onda non avrebbe neanche senso fisicamente, perché l'area che si trova al di sotto del grafico rappresenta l'energia totale emessa e si tratterebbe di un'energia totale infinita, cosa che non è possibile per un oggetto finito a una temperatura data, per esempio 1000 Kelvin, emettere una quantità di energia elettromagnetica infinita. Invece con questo andamento dello spettro di corpo nero, la quantità di energia emessa su tutte le frequenze è l'area che è sottesa da questa curva e è un'area finita. È una quantità di energia emessa in tutte le frequenze che è comunque una quantità finita. Questa striscia gialla rappresenta la radianza specifica in pratica. Infatti R lambda vuol dire in pratica quanta energia al secondo emette un metro quadrato di questo corpo nero a 1000 Kelvin limitatamente a questa singola frequenza o lunghezza d'onda, in questo caso 4 micron. Integrando poi tutte queste fettine, e ciascuna fettina ampia una quantità infinitesima di lambda, viene fuori l'integrale, viene fuori l'area totale sottesa dalla curva, che appunto è la quantità totale di energia emessa al secondo dall'unità di superficie da un metro quadrato di corpo nero su tutte le lunghezze d'onda, mentre invece qui ci stiamo concentrando su una singola lunghezza d'onda, quella per esempio a 4 micron. È spiegato qua, integrando la radianza specifica su tutto lo spettro delle lunghezze d'onda, quindi sommando tutte queste fettine, si ottiene la radianza totale intesa in tutte le lunghezze d'onda, e è l'area sottesa dalla curva della radianza specifica, quindi l'area che sta qua sotto.